diciamo così, un organizzatore delle nostre capacità di assorbire più o meno energia, di dare più o meno energia, cercheranno di dare un servizio di stabilità alla rete stessa. Questo organizzatore di fatto si chiama aggregatore, che conosce i vari aggregati, cioè le varie imprese, i vari cittadini che daranno questo servizio, conosce questi impianti e permetterà quindi a queste persone di dare il reale contributo a fronte di una richiesta di terra. Per fare questo è chiaro che tutti noi che vogliamo dare questo contributo alla stabilità della rete dobbiamo avere un sistema intelligente all'interno della nostra fabbrica, all'interno del nostro edificio, diciamo così, che abbia la possibilità di gestire i carichi, di gestire le risorse rinnovabili e nello stesso tempo di poter comunicare con il mondo esterno per poter a questo punto fornire quanto ci verrà richiesto da questo aggregatore. Un altro modo di partecipare, sempre da un punto di vista esterno, diciamo così, alla stabilità di rete, è quello di mettere domani a disposizione le energie delle batterie delle autovetture elettriche in modo tale da offrire quello che si chiamerà vehicle to grid, ovvero la bidirezionalità dell'energia. La macchina non è più soltanto una sorgente passiva, ma diventa anche una sorgente attiva pronta a fornire quell'energia che serve per il tempo necessario. Già oggi però qualcosa si può fare con il veicolo One Grid, anche se non è bidirezionale ma solo monodirezionale, quindi autovettura passiva, semplicemente cercando di modulare le richieste, no, delle nostre esigenze in base anche alle esigenze della rete. A questo riguardo ABB è sicuramente una delle leader di mercato per quanto riguarda l'infrastruttura della mobilità elettrica, offrendo una serie di prodotti che vanno da pochi kilowatt a svariate centinaia di kilowatt, sia per autovetture elettriche, sia per mezzi pesanti o autobus, con le varie tecnologie in corrente alternata o in corrente continua. Un altro modo di partecipare verso l'esterno è quello di aggregarsi, seguendo quanto viene indicato dalle direttive europee. La prima è la IM2, che praticamente promuove la produzione e lo scambio di energia anche di nuovi soggetti, aggregando quindi vie, strade, piuttosto che piazze o quartieri, persone e aziende di varia natura che possono a questo punto scambiare tra di loro l'energia, produrre, venderla e autoconsumarla. Quindi possono in linea di principio partecipare anche al mercato del dispacciamento. Un altro modo di partecipare, di aggrupparsi, è quello definito dalla direttiva RED2. Questa è focalizzata sul mondo delle rinnovabili, quindi in questo caso avremo degli aggregati di persone o di cittadini che utilizzano le fonti rinnovabili. Quindi lo scopo di questa direttiva è diverso da quella precedente, quella che si focalizza cioè sulle fonti rinnovabili. La produzione verrà consentita come la vendita e l'autoconsumo. Anche in questo caso sarà possibile probabilmente una partecipazione al mercato del dispacciamento. Ci sono due tipologie che penso che Franzò affronterà dopo di comunità energetiche rinnovabili all'interno di un certo edificio piuttosto che all'esterno sottese a un'unica cabina. Voi capite quindi che nel momento in cui ci si interfaccia col mondo esterno è necessario avere un sistema intelligente anche all'interno del nostro impianto, un sistema intelligente che sia in grado di gestire non soltanto le necessità del nostro impianto in funzione delle varie variabili della produzione, ma nello stesso tempo anche di stare ad ascoltare le necessità della rete e di conseguenza poter a questo punto in modo bidirezionale gestire sia la parte interna che la parte esterna. Un altro modo per partecipare, diciamo così, alla comunità è quello di applicare alcune parti della transizione 4.0, in particolar modo la transizione ecologica. Voi sapete che con la legge di bilancio del 2021, fatta a dicembre del 2020, c'è stato il passaggio a 2 milioni con massimale del 15% per quanto riguarda il credito d'imposta, per tutte quelle attività che riguardano, diciamo così, l'ecologia in senso lato, quindi non soltanto le fonti rinnovabili o autovetture a basso impatto ambientale,
ma anche tutti quei processi produttivi che tengono conto del fatto che andiamo a utilizzare fornitori selezionati che ci forniscono materie magari riciclate che possono essere poi utilizzate nella nostra produzione, oltre che chiaramente tenere sempre sotto controllo l'intero ciclo di vita dei nostri prodotti. ABB, come voi magari sapete, è diventata un punto di riferimento per le PMI, quindi la Bergamasca, perché ad Amine abbiamo lo stabilimento che viene denominato Lighthouse Plant, ovvero il MISE ha dato compito di ABB di essere un po' come un punto di riferimento per tutte quelle imprese che vogliono entrare in questo mondo dell'efficientamento energetico, ma anche della, diciamo così, dell'efficienza della parte produttiva. E in Amine troverete a questo punto sia degli investimenti fatti ai fini della parte transizione 4.0 vera e propria, ma troverete anche degli investimenti fatti ai fini della sostenibilità, ai fini del fatto che siamo in grado di certificare l'intera catena dal fornitore dei nostri materiali fino praticamente alla morte del nostro materiale, ma allo stesso tempo abbiamo anche la possibilità di controllare i nostri consumi, utilizzare fonti rinnovabili, fare monitoraggio e utilizzare mezzi meno inquinanti. Avrete sicuramente visto nelle volte scorse che Transizione 4.0 ha una serie di prodotti che possono rientrare in questo concetto di credito d'imposta, e tra questi prodotti c'è anche il sistema di monitoraggio, che è un software. Però perché questo possa rientrare a pieno titolo bisogna capire quali sono le ragioni del monitoraggio, come deve essere fatto meglio il monitoraggio. Bisogna cominciare quindi a partire da un concetto di ISO 50001, che è vero è una norma, ma per me è anche un modo di vivere, di interpretare l'efficientamento energetico, perché partiamo da un audit energetico, siamo tutti consapevoli che a fronte di quei dati che noi otterremo dovremo fare un piano d'azione, poi dovremo muoverci con delle azioni vere e proprie sul campo per fare un controllo e per poi verificare che quelle azioni possano effettivamente portarci agli obiettivi che ci siamo indicati. Chiaramente tutte le persone all'interno dell'azienda devono essere coinvolte in questo percorso. Proprio per questo modo, il monitoraggio, se seguiamo questo modo, il monitoraggio diventa importante, perché il monitoraggio è di fatto la capacità di rilevare dal campo tutti quegli elementi necessari che ci possono dire se le grandezze che abbiamo sotto controllo sono grandezze che stanno migliorando in termini di efficienza oppure stanno peggiorando. Anche in questo caso quindi le misure sono necessarie per poterle conoscere, i parametri per poter agire e per poter fare efficienza. Ma quali sono gli oggetti che fanno le misure? Sono esattamente quelli che noi mettiamo negli impianti elettrici tutti i giorni, anche all'interno delle protezioni che oggi diventano sempre più efficaci, sempre più efficienti. Un po' quello che avete visto già col concetto di industria 4.0 e soprattutto con intelligent distribution, che riassumo in questa slide. La possibilità quindi di utilizzare dei componenti molto semplici che possono essere impiegati, installati anche in un secondo momento, sono scalabili perché crescono chiaramente con la dimensione dell'impianto e con le esigenze dell'impianto stesso, sono intelligenti perché ci danno la possibilità di avere informazioni predittive sul campo prima che succeda qualche cosa, e ovviamente sono tra di loro connessi. Tant'è che Intelligent Distribution si può agganciare, per esempio, a un Building Management System già compreso in azienda, scambiando quelle informazioni necessarie per vedere sul cruscotto della ABB Energy Management Asset e i parametri che ci interessano, o viceversa, prelevare da ABB quelle informazioni utili alla gestione dell'edificio insieme agli altri impianti. Ma ABB può anche fornirvi non soltanto un semplice sistema di monitoraggio, ma esattamente quel sistema che abbiamo visto poc'anzi nelle slide precedenti, quando ci si va a interfacciare con il mondo esterno. Quindi il controllo totale della rete, dei parametri del campo e di conseguenza di poter avere una retroazione dei comandi in modo tale da poter interagire con la rete stessa e non soltanto vederne i parametri. Importante
proprio per entrare nel concetto sempre di transizione 4.0, è l'integrazione di questo sistema con i sistemi aziendali, di gestione aziendale, come il MES, il MOM o l'ARP. Ora mi avvio alla conclusione della mia presentazione ponendoci una domanda: ma il volgare quadro elettrico, un impianto elettrico che noi andiamo a mettere in una fabbrica, come può rientrare nella transizione 4.0? O rientra sostanzialmente soltanto la parte produttiva, come vedete a destra nella slide? La risposta è affermativa, nel senso che anche il quadro elettrico può entrare nel discorso di transizione 4.0, purché rispetti alcune caratteristiche. Ovviamente quello della connessione, della connettibilità con il resto delle informazioni aziendali e che, come dice il MISE, in un chiarimento del 2018, venga appurato il fatto che quel quadro ovviamente in una quota parte, tutta parziale o totale, sia asservito chiaramente al funzionamento di quel bene che noi andremo ad alimentare all'interno della nostra fabbrica. Poi la percentuale la facciamo decidere anche a colui che farà l'asseverazione in quando farà il controllo finale. Comunque il concetto è che noi possiamo integrarci a questo punto con il bene proprio di Industria 4.0 o Transizione 4.0, che è il bene produttivo. Facciamo due esempi molto semplici che possono chiarire a questo punto il discorso. Primo esempio: io sono un imprenditore, compro un macchinario 4.0, che potrebbe essere, che è 4.0 perché me lo danno così. Allora, cosa posso fare del quadro elettrico? Il quadro elettrico lo posso fare rientrare sostanzialmente in due modi diversi: o perché rientra come bene accessorio dell'investimento in quanto è condizione sine qua non per poter far funzionare il macchinario, oppure posso pensare anche di dotarlo di quell'intelligenza necessaria per poter implementare quelle logiche automatiche di risparmio energetico, sempre utili per il mio efficientamento energetico all'interno della fabbrica. Quindi nel momento in cui lo compro cerco di implementare quelle logiche che avete già sentito nelle puntate precedenti quando si parlava di intelligent distribution. Secondo esempio: compro a questo punto un quadro nuovo, ma non cambio il macchinario, quindi non so se quel macchinario è Industria 4.0. In questo caso che cosa succede al quadro? Beh, ricalchiamo un po' l'esempio precedente. Andiamo a prendere un quadro che sia completo di tutti quei gadget, diciamo così, tecnologici che ci consentono a questo punto la connessione al sistema aziendale e al monitoraggio per far sì che a questo punto ci sia quella bidirezionalità delle informazioni che vengono espressamente indicate e richieste nel piano transizione 4.0. Ecco quindi che anche in questo caso specifico il quadro, l'impianto elettrico, il ferro e rame di una volta, può rientrare tranquillamente nel discorso del credito d'imposta. Ciò detto, per il momento io vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione e cedo la parola al professor Franzò del Politecnico di Milano. Grazie a tutti, grazie mille dottor Carrara per avermi dato la parola e innanzitutto ringrazio gli organizzatori per l'invito a questa interessante iniziativa che dal mio punto di vista coglie un aspetto molto importante per abilitare quella che ormai si chiama la transizione energetica o transizione ecologica più in generale, ovvero l'importanza del coinvolgimento delle piccole e medie imprese che, lo sapete meglio di me, rappresentano il core, no? Se vogliamo, la spina dorsale del sito produttivo nazionale. Pertanto ritengo sia imprescindibile coinvolgere sempre più questo importantissimo segmento affinché l'Italia riesca a raggiungere gli obiettivi molto ambiziosi che ci si è posti in questi ultimi anni.
Dunque, prima di passare alla mia presentazione, che ho articolato, come vedremo a breve, su 5 punti principali, in realtà vorrei spendere giusto due parole di contesto, riprendendo alcuni degli spunti molto interessanti condivisi dal dottor Carrara. Nel senso che credo si sia apprezzato in maniera estremamente evidente come il sistema elettrico, ma direi più in generale il sistema energetico, sia attraversato da una serie di trend che ne stanno cambiando in maniera molto significativa i connotati. Faccio riferimento ad esempio alla cosiddetta generazione distribuita, ovvero il passaggio da un modello di sistema elettrico centralizzato, che vedeva la presenza di pochi impianti di produzione di energia di grossa taglia, quindi nell'ordine delle centinaia di megawatt, da fonte tradizionale, ad un sistema invece molto più distribuito, che oggi annovera, vado a memoria, oltre 1 milione di impianti di generazione, la massima parte dei quali di piccola taglia, quindi parliamo di poche kilowatt, poche decine di kilowatt, e soprattutto da fonte rinnovabile, fotovoltaico in primis. La seconda novità, diciamo un po' più, come posso dire, latente, emergente, ma non meno importante, riguardo il trend di elettrificazione, quindi il progressivo passaggio, ancora graduale, ma che diventerà sempre più significativo, al vettore elettrico per soddisfare tutta una serie di esigenze, quindi pensiamo ai veicoli elettrici di cui oggi si parla tanto e di cui stiamo iniziando ad apprezzare numeriche di mercato interessanti, pensiamo ad esempio al tema delle pompe di calore, piuttosto che altre applicazioni del vettore elettrico in ambito industriale, e così via, che sta diventando, ribadisco, sempre più pervasivo e lo diventerà ancora di più per i prossimi anni. Terzo ed ultimo tema, direi ultimo ma non meno importante, il tema della digitalizzazione, ovvero la diffusione pervasiva delle tecnologie digitali a tutti i livelli del sistema elettrico, ovvero a livello di impianti di generazione, a livello di rete elettrica, quindi verso quella che gli addetti ai lavori chiamano la smart grid, e ultimo ma non meno importante anche a livello di utenze energetiche, quindi si parla ad esempio di smart building o comunque sia di applicazione di tecnologie digitali edifici. Il commiato disposto di questi trend, ribadisco, sta già cambiando e cambierà sempre più la fisionomia del sistema energetico, e porta con sé anche un passaggio, direi, molto importante rispetto a quelle che sono le modalità attraverso cui le singole utenze energetiche di fatto si prendono cura, fatemi dire così, della vera via energetica. Nel senso che credo che già oggi, questo, diciamo, i nostri studi ce lo mostrano con forte evidenza, vi sia una forte, diciamo, voglio essere ottimista, ma diciamo medio-alta consapevolezza da parte delle diverse tipologie di utenze energetiche, in primis industriale, circa la necessità di gestire opportunamente la vera via energetica. Questo perché, come si diceva in precedenza, può dar adito non solo a benefici di carattere ambientale, ma anche, e mi permetto di dire in alcuni casi soprattutto, generare un beneficio economico, ovvero gestire opportunamente la variabile energetica può diventare per le aziende una fonte di vantaggio competitivo rispetto ai competitor. Pertanto questo rappresenta, diciamo, la gestione oculata, mettiamola così, della variabile energetica rappresenta tutto sommato oggi un dato di fatto. L'aspetto importante che voglio stressare riguarda però il fatto che si stia passando sempre più da un approccio, tra virgolette, a compartimenti stagni, dove magari si parla di rinnovabili, di fotovoltaico, mini eolico, eccetera, piuttosto che di efficienza energetica a livello edificio, a livello di processo produttivo, come dei silos, quindi come delle unità a sé stanti rispetto alle quali poi si valutano le opportunità di investimento, si passa a un approccio invece, diciamo, più olistico, integrato, dove si parla in generale di gestione dell'energia e tutte le diverse tecnologie, sia per produrre in loco energia in maniera efficiente e magari rinnovabile, quindi pensa al fotovoltaico, pensa alla cogenerazione e così via, e le tecnologie invece di efficienza energetica più in senso stretto, quindi motori elettrici ad alta efficienza, inverter, sistemi per il recupero di calore, eccetera, eccetera, vengono progettati e integrati e implementati sempre più in maniera congiunta. Questo anche in virtù del fatto che un approccio di questo tipo permette di beneficiare di una serie di sinergie e quindi di avere un impatto economico positivo.
Il trend invece che stiamo, cui stiamo diciamo, parzialmente assistendo, quindi è un trend emergente ma che ancora non ha scaricato a terra tutte le sue potenzialità, riguarda invece il passaggio, come accennava prima il dottor Carrara, da un approccio individuale alla gestione dell'energia, quindi singole utenze residenziali, singole imprese, singoli grandi consumatori industriali, per esempio, si occupano di gestire l'energia in maniera individuale. Ecco, questo approccio sta progressivamente, ancorché lentamente, mutando verso un cosiddetto approccio collegiale, che in una parola si esemplifica con il concetto di energy community, ovvero comunità energetiche, quindi gruppi di cittadini, imprese, in taluni casi anche pubblica amministrazione, che decidono di gestire la variabile energetica in maniera congiunta. Ad esempio, come si citava prima, coinvestendo in impianti di generazione di energia da fonte rinnovabile e, in secundis, condividendo l'energia prodotta da tali impianti fra i diversi soggetti, i diversi membri della comunità. Questa iniziativa, che come vedremo tra poco, ha preso le mosse da un paio di direttive europee emanate di recente, sta iniziando a diventare realtà, ancorché, ripeto, con numeriche piuttosto ridotte, ma ci aspettiamo possa giocare un ruolo importante all'interno del nuovo sistema energetico nazionale e più in generale a livello europeo. Fatta quindi questa premessa, che credo, spero, abbia trasferito l'importanza di cogliere quelli che sono i trend che stanno manifestando nel sistema energetico e soprattutto di comprendere quali siano le opportunità abilitate da questi trend, permettetemi adesso di condividere la mia presentazione, attraverso la quale vorrei provare a guidarvi su 5 aspetti principali su cui ho ritenuto opportuno focalizzare la vostra attenzione. E nello specifico stiamo parlando di fatto, quindi vorrei adottare questa, passatemi il termine, questa prospettiva temporale che vi ho delineato poc'anzi, quindi dallo stato dell'arte, se vogliamo, ai trend prospettici, ok? E quindi mi riferisco in particolar modo al meccanismo dei titoli di efficienza energetica, che, come sicuramente qualcuno di voi saprà, rappresenta ad oggi il principale strumento per incentivare, uno dei principali strumenti per incentivare gli interventi di efficienza energetica in ambito nazionale e in particolare nel comparto industriale. Secondo tema, sulle comunità energetiche, quindi riprendendo e approfondendo quanto introdotto dal dottor Carrara, vedremo quali sono oggi le principali configurazioni che si stanno affermando in termini di comunità energetiche. Quarto punto, lo scambio sul posto e l'autoconsumo, ovvero detto che il trend di approccio collegiale alla gestione dell'energia, che chiamiamo Energy Community, sta emergendo come un'opportunità interessante, rimane comunque valido l'approccio precedente, quindi quello di autoconsumo individuale, dove un singolo soggetto, ad esempio una singola PMI, decide di investire autonomamente in un impianto di produzione. Pertanto, in ottica comparativa, vorrei condividere qualche numero circa la sostenibilità economica di queste iniziative. Ultimo tema, ma non meno importante, è già citato peraltro dal dottor Carrara, ma che riprendo volentieri, riguarda il tema delle cosiddette unità virtuali abilitate, nel senso che vorrei riflettere con voi sul fatto che i trend che citavo prima, e lo diceva, l'ha detto credo con molta chiarezza il dottor Carrara, richiedono un salto di qualità, fatemela dire così, dal punto di vista delle utenze energetiche, che non possono più permettersi di essere dei meri consumatori di energia, ma devono essere dei cosiddetti soggetti attivi all'interno del sistema energetico, ovvero devono partecipare all'esercizio in sicurezza, okay, del sistema energetico. In che modo? Andando a modificare i propri profili di produzione di energia e di consumo sulla base dello stato della rete. Ebbene, rispetto a questo principio generale, le UVA, unità virtuali abilitate, rappresentano di fatto una esemplificazione di questo concetto, ovvero sono dei nuovi aggregati introdotti più o meno di recente, in realtà si ricordava già in precedenza, parliamo di qualche anno, ma
il progetto pilota sta entrando nel vivo di fatto in questi ultimi anni, proprio volto a testare la fattibilità del coinvolgimento di nuove risorse all'interno del sistema elettrico per erogare quei servizi di regolazione. Prima di affrontare quindi questi quattro temi, se vogliamo una prospettiva temporale dall'oggi fino a ciò che ci aspettiamo possa diventare il sistema energetico nel nostro paese, vorrei aggiungere un breve cappello introduttivo sul Green New Deal, con un breve cenno al PNRR che, come sapete, oggi di fatto è in attesa di bollinatura finale da parte del policy maker europeo, che ci dà la cifra di quanto, diciamo così, la policy è a livello comunitario e a livello nazionale sia indirizzata con grande enfasi e direi con obiettivi molto ambiziosi in maniera coerente rispetto ai temi di cui stiamo parlando oggi. Perché dico questo? Dico questo perché innanzitutto il Green Deal europeo ormai da qualche tempo ha sancito a livello comunitario, a livello europeo, degli obiettivi di decarbonizzazione molto sfidanti, ok, per alcuni forse anche fin troppo, ma mi permetto di dire, giudizio personale, ineludibili, ovvero di prevedere al 2030 un taglio delle emissioni del 55% rispetto ai valori presi a riferimento riferiti all'anno 1990, con un importante incremento di questo obiettivo, tenuto conto che in precedenza tale obiettivo era pari al 40%, quindi un più 15% a parità di orizzonte temporale, ma soprattutto un ventennio dopo, quindi al 2050, è previsto di fatto un sostanziale azzeramento delle emissioni a livello comunitario, quindi con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica. È abbastanza evidente che l'introduzione di questi obiettivi, che è vincolanti, abbia delle implicazioni molto forti sul sistema energetico e, diciamo così, sul modus operandi di tutti i soggetti che afferiscono al sistema elettrico. Primo fra tutti le utenze energetiche, che come diciamo prima devono effettuare un significativo cambio di passo dal punto di vista della gestione dell'energia, che in prima battuta si sostanzia in due pilastri fondamentali. Il tema dell'efficientamento energetico, quindi ridurre i consumi energetici a parità di output, quindi a parità di obiettivo che si vuole perseguire, e in seconda battuta approvvigionarsi sempre più per quanto possibile tramite fonti rinnovabili, quindi riducendo o al più azzerando le emissioni associate alla produzione di energia. In coerenza con il Green Deal, in realtà è anche a seguito del manifestarsi della pandemia Covid, che come ben sappiamo ha avuto e ancora oggi purtroppo ha degli effetti molto significativi su quella che è l'economia dei diversi stati membri europei, di fatto il Next Generation EU è un programma direi enorme nelle sue dimensioni, cuba complessivamente circa 750 miliardi di euro, che di nuovo ha l'obiettivo di aiutare la ripresa economica nei paesi europei, ma che, come si vede dall'analisi delle sue diverse componenti, punta con grande forza a quelli che sono di fatto alcuni dei trend che citavo in precedenza. Si pensa sempre al tema del digitale, si pensa soprattutto alla transizione ecologica, che non a caso si riflettono in maniera direi molto cristallina all'interno del cosiddetto PNRR, ormai sulla bocca di tutti, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che come sapete di fatto un mese fa, poco più di un mese fa, è stato licenziato definitivamente dal governo italiano, trasmettendolo quindi alla Commissione Europea per ricevere l'ok definitivo. Ebbene, è interessante notare come questo piano, che come sapete ha una consistenza molto importante, complessivamente superiore ai 200 miliardi di euro, ebbene, se guardiamo come sono ripartite nell'attuale formazione del piano gli investimenti immaginati, quindi le somme di denaro disponibili, ebbene, interessante notare, come vediamo nella torta a destra, come
la maggior parte di esse, quindi circa 70 miliardi, faccia riferimento a una cosiddetta missione denominata Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, che è assolutamente allineata e coerente rispetto a